Benvenuti miei cari youtubatori, vi farò vedere il mio alloggetto. Questo è l'ingresso, non è molto grande. Ho messo un tavolino qua dove posso lavorare con il mio computer. Da questa parte invece il zonaletto e praticamente finisce qua. Questo è il letto, abbastanza comodo, non è male. Vedendo alcune case, questo alloggetto è già molto bello. Ho visto alcune altre che sono proprio dei tuguri dove vivono i cubani. Più c'è la cucina di qua. Qua c'è il cucinino, c'è la dispensa. È stata difficile acquistare della roba. Non è facile trovare gli alimenti da queste parti, perché gliene arrivano soltanto un po' e non sanno quanto e quando e che cosa gli arriva. Ho preso delle gallette brasiliane, un po' di riso, il riso c'è sempre. Poi ho dovuto acquistare dell'acqua, un bel po' di acqua, perché qua l'acqua non è un granché, non si può bere quella del rubinetto naturalmente. Ho preso un po' di boccioli e li uso anche per lavarmi i denti, perché dall'esperienza che ho avuto Sharm non è stato molto piacevole. Ho avuto per una settimana la dissenteria, quindi cerco di fare attenzione a tutto. Questo frigo va abbastanza bene, per fortuna funziona, una delle poche cose che funzionano bene. E il bagno è qua, piccolino, non ha un'area di ventilazione purtroppo. Il lavandino, che si era già rotto una volta, ho dovuto far venire l'idraulico. La mia roba del beauty, naturalmente non poteva mancare il mio figlio Nintendo Switch. Sto giocando a Twimble Park, non so come cacchio si dice. Sto giocando a Twimble Park. Ci gioco quando il tempo è brutto oppure quando sono in bagno. La presa della corrente è diversa rispetto alla nostra. Infatti è fatta così. Se volete venire qua a Cuba, o vi portate un adattatore. Io per fortuna ho trovato una padrona di casa che già ce l'aveva, quindi non ho dovuto acquistarlo, ma qua a Cuba comunque si trovano senza problemi, così mi hanno detto, anche se io non l'ho ancora visti qua in giro a Guanabo, in questo paese vicino alla Havana. Ho notato che da queste parti, sia nel mio alloggetto che in quello di mio zio, mettono dei quadri uguali, identici. Forse fanno un po' come me, quando trovano un vestito che gli piace, ne prendono due. Però è la prima volta che lo vedo fare con i quadri. Ah, c'è anche un orologio che segna l'ora esatta due volte al giorno. Comunque è tutto abbastanza pulito, perché ogni mattina viene una signora a mettere tutto a posto, cambia anche le lenzuola, mi lava i vestiti, e di questo sicuramente non posso certo lamentare. Questo è l'esterno del mio alloggetto. Ci sono parecchie piantine grasse, penso che la padrona ami molto queste piante. Qua proseguendo invece continua il cortile, qua alla mia destra c'è la casa della padrona Estelita. E invece da questa parte continuiamo ad andare avanti e troviamo l'alloggetto di mio prozio. Ora è tutto chiuso perché penso sia un po' impegnato con una cica, penso. Lui è sempre impegnato con delle cicche, trova sempre tante cicche. Tante cicche! Qua invece da quest'altra parte abbiamo la piscinotta, non tanto grande, però perfetta per rinfrescarsi un pochettino. Non c'è il sistema di filtraggio, ma qua l'acqua la cambiano continuamente, quindi non è un problema. Ieri sera abbiamo provato ad andare in un locale a fare dei filmati. Ho messo anche in testa a un amico di mio zio la GoPro, solo che non ci hanno lasciato filmare purtroppo. Vi faccio dare un'occhiata un attimo a quello che siamo riusciti a fare. Compagno. Bentornati nel secondo video vlog di Cuba. Adesso vi porteremo a vedere un locale tipico di Guanabo. Porta fuori il testo. Vai, di. Vamos. Vai con la sigla. Vamos amigo. Vai con la sigla. Vamos bailar. Vai con la sigla, dillo. Vai con la sigla. Vai con la sigla. Vamos. Ci troviamo all'ingresso di questo locale, il cubano. Cubano Club. Che come lo definiresti? Di ottima qualità. Sei già arrivato i soci o gli invitati? Adesso vedremo com'è. Sì. Paolino, cosa dici a proposito di questo locale? Questo qua è il miglior, quasi il miglior locale di Guanabo. E cosa facciamo? Entriamo? Bene, questa puntata di Cuba è terminata. Mettete mi piace, commentate. Ci vediamo nel mio prossimo video vlog di Cuba. Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Oh.
Allora, ti vedo tra quella fare, quella sta fare qua in testa, ti va qua. Allora, Paolino, cosa ne pensi? Ma